che ha messo in evidenza un aumento statisticamente significativo di leucemia infantile nei bambini di età inferiore ai 5 anni, che vivevano entro un raggio di 5 km da una centrale, quindi per una distanza abbastanza vicina. È impressionante la differenza del tasso di incidenza della leucemia infantile tra bambini che abitano vicino alle centrali nucleari rispetto agli altri che abitano molto lontano. 78 casi ogni 100.000 bambini contro 47 casi ogni 100.000 bambini, nelle stesse condizioni di tempo e di luogo. Siamo sicuri che lo studio è stato condotto con rigore scientifico, perché noi abbiamo appreso questo e non sappiamo come è stato fatto. La Germania ha messo in campo scienziati di fama internazionale per poter indagare e poi concludere con una relazione. Se lo studio fatto in Germania è vero, qual è la causa scatenante delle leucemie infantili? Perché abbiamo detto che ci dicono in giro sempre, vicino, quando c'è una centrale che funziona regolarmente non c'è pericolo. Il pericolo esiste solo quando avvengono gli incidenti gravi, tipo appunto, come abbiamo detto, Chernobyl e Fukushima. Un altro evento è questo: il trasporto delle scorie radioattive dal deposito temporaneo di Saluggeri verso i centri di trattamento francesi. In che cosa consiste il trattamento delle scorie radioattive? Domandiamo al professore. Hanno detto che il trasporto è stato fatto in sicurezza per ferrovia. Perché, se tutto era in regola, lo hanno effettuato di notte? Perché non hanno informato per tempo la popolazione come prevede il protocollo di legge? A cosa serve questo viaggio? Per estrarre il plutonio? E il plutonio servirà per gli usi militari o per impieghi civili nelle centrali? Si è detto che queste scorie, dopo il trattamento, ritorneranno in Italia. Dove verranno messe? E non c'è, perché non c'è un deposito definitivo. Sapete che si producono le scorie, noi abbiamo ancora le scorie delle vecchie centrali dismesse e stanno in un deposito temporaneo, assolutamente fuori dai cardini e i limiti di sicurezza. Ma questo non è solo un problema nostro italiano, è un problema generale. Anche la Francia non ha depositi definitivi. L'America ha lavorato per molti anni in uno stato monte e praticamente non è riuscita a costruire questo deposito definitivo. Quindi noi avremo sempre questo terribile cappio dei depositi che non sono idonei per trattenere queste scorie, perché non ci sono le condizioni previste per poterle conservare per sempre, così come il decadimento di queste sostanze radioattive. Un altro... Molte perplessità sorgono quando leggiamo quello che ha scritto e ha detto il professor Umberto Veronesi, il quale dice che l'energia nucleare risolverà anche i problemi connessi con l'esaurimento dei combustibili fossili, petrolio, gas e carbone. Nemmeno questo è vero. Si ha l'impressione che hanno esaminato superficialmente sia l'andamento dei costi che le riserve di uranio. Dicono che il costo dell'energia elettrica del kilowattore prodotto con le centrali nucleari è molto più basso rispetto agli altri costi prodotti, agli altri kilowattori prodotti con petrolio, gas e carbone. In effetti loro si trovano questo prezzo del kilowattora, questo costo del kilowattora più basso, perché non mettono nel conto i costi dello smantellamento delle centrali al termine della loro vita e non mettono in conto i costi notevoli per controllare e vigilare su questi depositi provvisori. Non ci mettono né l'uno né l'altro. Questi costi praticamente vengono poi addebitati sulla nostra bolletta
e chiaramente fanno bene a chi dice che il kilowattora costa poco, perché tutto sommato non ci mettono queste, fa male però a noi cittadini, perché ci sorbiamo appunto, oltre a questi pericoli, anche il costo della conservazione di queste scorie radioattive. Altrettanto hanno esaminato la forte evoluzione, anche superficialmente hanno esaminato la forte evoluzione che stanno avendo le energie rinnovabili, solare fotovoltaico, eolico, solare termico, centrali a biomassa, centrali a biogas. In effetti, se con attenzione avessero seguito un po' come stanno progredendo queste energie rinnovabili, si renderebbero conto che c'è un'alternativa al nucleare che è pulita, che è bella, che in giro non danneggia nessuno. Addirittura ci sono tanti episodi di pannelli fotovoltaici messi sulle case che non si riesce a vedere dove sono, bisogna mettersi in una posizione più alta per vederli. Quindi dal punto di vista ambientale non danneggiano nessuno, dal punto di vista di inquinamenti eccetera non producono nessun effetto, producono solo un bene, che è il bene della protezione della natura. Io ringrazio per tutto quello che dirà il professore e con veramente riverenza ascoltiamo quello che dice. Bene. Io un minuto ho trovato finalmente il foglio che mancava. L'impegno scientifico del professore, deriva da una laurea in ingegneria meccanica, una in ingegneria aerospaziale, tutto presso l'Università di Roma la Sapienza, e una in matematica. È stato ricercatore del CNR fino a che poi la signora Moratti, che domenica dovrebbe fare il sindaco a Milano, speriamo di no, ha tolto i fondi, e quindi il taglio dei fondi, famoso taglio dei fondi. Questo è l'impegno civile. L'impegno civile non è da meno, perché il professore Porcaro è stato tra i fondatori della CGL, il sindacato della ricerca, è stato membro del partito, come abbiamo detto, ed è stato anche consulente di parte civile per il processo per la strage di Ustica, del 19 di Ustica, strage della quale ancora non siamo venuti a capo. Comunque, questo è lo spessore morale, politico e scientifico della persona che abbiamo il piacere di avere con noi stasera. Prego, professore. Beh, devo dire che cominciate proprio un po' a viziarmi qui a Lauria. A me mi fa sempre un enorme piacere venire. Diciamo che dalla prossima volta non fatemi tanti complimenti, lo sapete, io sono un lauriota che torna qui con piacere tutte le volte che può, e quasi per qualsiasi ragione. Quindi grazie a voi, grazie a tutte e a tutti per avermi invitato e per dedicare la vostra attenzione a un problema che oggettivamente merita di essere trattato con tutta la nostra attenzione. Due parole solo sul fatto del perché una persona che di mestiere fa l'astrofisico, che poi è come dire astronomo, sono sinonimi, si stia occupando di energia nucleare, a parte motivi ovvi di interesse della cosa pubblica. Cosa viene dal fatto che nel 2003 io fui chiamato come membro dell'Unione degli Scienziati per il Disarmo, insieme al professor Zucchetti, professore di impianti nucleari al Politecnico di Torino, come consulenti del comitato dei cittadini dell'isola della Maddalena, che erano seriamente preoccupati per un incidente che era avvenuto al sottomarino nucleare statunitense Hartford, e a misure molto preoccupanti che erano state fatte sulla radioattività nell'acqua del mare nei dintorni dell'isola. Ci lavorammo parecchio con Massimo Zucchetti e con un
il segretario dell'Unione degli Informatici per la Pace, Iannuzzelli, e producemmo un rapporto abbastanza corposo, se lo volete sta ancora nel sito del Politecnico di Torino, che fu abbastanza efficace, tant'è vero che qualche anno dopo i sottomarini americani se ne sono andati dalla Maddalena. Così ho incominciato a riprendere studi fatti all'epoca dell'università, ricordava il professore gentilmente che la mia prima laurea è in ingegneria meccanica, anche se un po' arrugginita, però all'università avevo studiato anche gli impianti nucleari, quindi mosso da questa cosa che avevo fatto per la Maddalena, mi sono ripreso, ho ripreso a occuparmi di questa questione e vi racconto ora le conclusioni alle quali siamo pervenuti. Io mi scuso, ovviamente quando si fanno discorsi di questo genere si tende a essere sempre un pochettino, mi scuso con le persone che ne sanno di più per tenermi un livello estremamente divulgativo, spero di essere ragionevolmente chiaro. Cosa significa energia nucleare? Sono tutti quei fenomeni in cui si ha produzione di energia a seguito della trasformazione di nuclei atomici. Quindi la fissione spontanea o indotta di un nucleo pesante che si separa in due nuclei più leggeri, oppure fusione nucleare, fusione di due nuclei più leggeri in uno più pesante. In entrambi i casi la massa finale dei prodotti è minore di quella iniziale e la differenza viene trasformata in energia secondo la ben nota formula di Einstein E uguale mc al quadrato. Insieme alle fonti rinnovabili e alle fonti fossili, l'energia nucleare è una fonte di energia primaria, cioè è una fonte di energia che si trova in natura e non deriva dalla trasformazione di un'altra forma di energia, come per esempio l'energia elettrica. L'energia elettrica in natura c'è solo nei fulmini, se la dobbiamo produrre la dobbiamo produrre da un'altra fonte di energia. L'unica reazione nucleare che attualmente è in grado di produrre energia in modo controllato